Bentornati, ho fatto entrare Stefania Mello al volo, le ho fatto già assaggiare le pitteggie che ho fatto con le mie mani. Poi... L'hai fatte tu? Sì. Bravissima. Come sono? Buone. Gustale con calma perché ti ho fatto anche, guarda, ho preparato, perché io adesso mi diletto, no Stefania, nel tempo libero. Mi sa che c'è qualcosa che ci accomuna a noi, la cucina. Nel tempo libero riesco a fare anche queste decorazioni, cioè io prendo dei bicchieri, perché questi sono dei bicchieri, non si direbbe, poi taglio l'orlo che poi diventa il manico, ci fatto c'è il buco, le piego e guarda che belle. E le fai tu? Le faccio io. Complimenti. E dentro ci sono le pittegge. Poi mi dici anche gli ingredienti allora. Sì, più tardi ti mando un WhatsApp, va bene? Troverai inoltre. Questo per ricordarvi l'amicizia che mi lega a Stefania Mello e alla sua bella famiglia. Come stanno i ragazzi? Bene, bene. Il marito? Bene, bene anche lui. È cresciuto il marito? È cresciuto. Me lo saluti veramente tanto. Grazie, grazie. Oltre che essere una bravissima imprenditrice, perché Stefania insieme al marito gestiscono una palestra molto conosciuta nella città di Lecce, Stefania si contraddistingue per questa sensibilità innata e l'amore verso gli animali, esatto. Soprattutto quegli animali che vengono abbandonati. Lei è una volontaria, entra nei canili, li coccola, li fa giocare, li dà da mangiare, ma soprattutto apre i loro box e li permette almeno una volta al giorno di fare una passeggiata, certo a turno, no? Perché turno, sono sì. Tanti. E questo secondo me ha un valore assoluto. Potrà avere anche tutta la felicità del mondo e questo è quello che auguriamo alle persone che fanno del bene agli animali, ma sicuramente ha questa sensibilità che l'arricchisce molto di molto, più. Che mi fa stare anche male da un lato, perché vedo la sofferenza che c'è e quindi il pensiero è sempre a loro. Però quel regalare, quei pochi minuti di libertà, mi fa stare bene. Oggi vogliamo parlare di un cagnolone, perché sì. L'obiettivo della nostra trasmissione è da una parte sensibilizzare le persone a non abbandonare, perché i canili saranno sempre più affollati se si abbandonano cani e gatti, ma anche a cercare di sensibilizzare sull'adozione, che sull'adozione. È il passaggio più importante, perché Stefania già nella scorsa edizione ci racconta che ce ne sono tanti, troppi cani. Tantissimi. E allora cerchiamo di conoscerne qualcuno, così e magari... diciamo che Emanuela sono la maggior parte tutti cani di proprietà, perché il cane randaggio adesso da noi non esiste più, perché i cani che vivono sul territorio vengono accalappiati e portati nei canili. Quindi quelli che entrano nei canili sono di qualcuno, sono di proprietà. Esatto. Quindi sono abbandonati. E questo li fa diventare ancora più tristi, non che il cane randaggio sia insomma di serie B, sì. Però quel cane che ha avuto un'abitudine familiare, il cane che ha vissuto, che ha una storia in una famiglia, probabilmente un cane che soffre molto di più, sì, perché sì. A un certo punto vede le sue abitudini completamente modificate, da un giardino, addirittura da un salotto dove stare, da un pasto magari più gustoso e garantito, si rivede in un box con altri cani, abbandonato, senza più la voce del suo padrone, vero, e senza quelle carezze e quegli occhi che lui riconosceva. Vero. Quindi il dolore è sicuramente doppio. Sì. Quello che cerchiamo di fare insieme è di cercare di contattare qualcuno di voi, di farvi conoscere uno alla volta questi cani e magari capire se c'è feeling con qualcuno di questi. Magari, speriamo, speriamo. Per un'eventuale adozione. Oggi di chi parliamo? Oggi parliamo di Paul, che è un cagnolone, un cane di grande taglia, ma non per questo, sono sempre quelli un pochettino penalizzati, un po' di più quelli di grande taglia. Sì, ma in realtà sono uguali, sono gestibili tranquillamente, anzi a volte sono più fastidiosi quelli piccolini, no? Paul è stato accalappiato sul territorio e molto probabilmente era di qualcuno, e perché quando è stato trovato è salito tranquillamente in macchina, quindi si presume che era anche abituato. È abituato. È vissuto un po' di anni in canile. L'anno scorso
ha avuto una richiesta di adozione dove il soggetto è venuto 3 mesi in canile per conoscerlo, quindi si era affezionato a lui, l'ha portato a casa e dopo neanche una settimana ce l'ha riportato indietro. Quindi diciamo che... Una doppia, allora, come dicevo prima, delusione, no? Sì. Una doppia delusione. Sì, quindi è stato malissimo lui, perché noi abbiamo anche i video di quando stava a casa e lui era felice. Quindi io sono andata anche a trovarlo, quindi lui stava bene. Però per ovvi problemi suoi, vabbè, ce l'ha riportato. E lui è ancora in canile, quindi sì. Allora, lui è Paul. E lui è bravissimo, È un cagnolone. Lui si sta facendo coccolare. Un giocherellone. Mentre io lo porto a passeggio si fa coccolare, perché la passeggiata che io faccio non è la classica passeggiata e finisce lì. Io mi dedico a loro, cioè gli faccio le coccole, gioco, mi butto a terra con loro. È quello che gli manca. È quello che gli manca. Sì. Senti, secondo te chi potrebbe essere la famiglia ideale per Paul? No, in realtà Paul non ha problemi, quindi è socializzato anche sia con le persone che anche con gli altri suoi simili. Ovviamente ogni cane va anche a simpatia, no? Con gli altri suoi simili, quindi bisogna vedere. E magari figlio unico sarebbe l'ideale, ma non ha grossi problemi neanche nell'inserimento, quindi può andare adatto a tutti. Chissà se adesso in casa uno delle telespettatori o telespettatrici di In Famiglia è abituato alla macchina, vedi? Quindi comunque possa sentirsi, no, in macchina, attratto da questo cagnolone dagli occhi dolci. Sì. Che come vedete è veramente, sì, super qua è dietro le sbarre, quindi che sono comunque le immagini più forti e più tristi, no? Mm-hmm. Vederli così. Quante ore trascorrono nel loro box? La maggior parte della giornata. Allora, dobbiamo fare delle distinzioni, perché ci sono canili e canili. Nel canile dove sto io, che è quello di Lizzanello Cavallino, loro hanno gli sgambatoi, i cosiddetti sgambatoi, che nell'arco della mattinata, quando comunque ci sono le operatrici e le volontarie, loro escono, quindi hanno comunque qualche oretta per correre, per stare all'aria. In molti altri canili questo non accade, Manuela, perché loro sono chiusi 24 ore su 24 nei box e non escono. Qui noi abbiamo anche, magari noi volontari andiamo a farli uscire, non ogni giorno perché è sempre compatibile con il nostro lavoro, no? Ma in molti altri canili non permettono neanche questo, quindi c'è da lavorare molto, sinceramente. Però sarebbe bello ricevere delle telefonate in diretta per una per un'adozione, e magari anche in zona, così ho la possibilità anche di andare a... perché sì, sono molto legata. Sono molto legata a tutti, ma con alcuni cani si sta un rapporto che senti, che loro si legano tantissimo a te e lo senti tu. Cioè non fai distinzione, perché per me sono tutti uguali, certo. Però ci sono quelli che si legano in maniera... Senti Stefania, possiamo dire anche ai nostri telespettatori che qualora dovessero decidere di telefonarci non sarebbero, come dire, vincolati poi ad una... adozione, quindi no, quantomeno venire a conoscere, a conoscerli. Però una volta, io dico una cosa, Manuela, proprio per quello che ha passato Polo e che passano anche altri cani, se si decide di adottare, è una decisione che deve essere quella, non deve ritornare indietro il cane, quindi voglio dire... Però quello che voglio dire per tranquillizzare le persone, no? Che si può comunque venire, sì, si può venire canile, a conoscerli, venire a conoscere, no? Osservare le abitudini, no? Di un come cane, no? Sì. Capire se magari si instaura quel feeling, sì, che come tu hai detto è quasi naturale, sì, quasi istantaneo. Tieni conto, Manuela, che molte persone vengono in canile per adottare un cane di solito di piccola taglia. Ce ne sono alcune che se ne escono con il cane grandissimo, cioè l'opposto di quello che magari stavano cercando, che sceglie il padrone, vero? È vero? Si fa notare subito. Sì, è vero. O magari in foto tu vedi un cane che ti sta colpendo, ti sta piacendo, ma poi quando lo conosci non c'è quell'empatia, no? Tra tutti e due. Quindi quello è... Perché se spesso siamo attratti dalla bellezza estetica del cane, e in questo tu no, sei un pesce che va controcorrente, sì, per questo sei, sì, unica, sì, perché,
Non voglio ripetermi, sì. Però hai un cane particolarmente... Bruttino, no, dai. No, particolarmente... Non bello, dai, che ma io sono andata con quell'intenzione. Io quando sono andata ad adottare il Totò mio, io sono andata ad adottare un cane vecchio innanzitutto e non bello. Quindi sono andata con quell'intenzione. Quando io sono andata in quel canile, che ce n'erano tantissimo, mio marito andava ai cani belli, ai cani grandi, ai pastori, cani belli, cioè belli come estetica. E quando mi ha vista con questo cane in braccio, ha detto, oh mio Dio. Perché Totò può essere bravo, buono, coccolone, però bello proprio. Sono belli tutti i cani, dai. Sono belli tutti. Però diceva, però... se invece la maggior parte, se non proprio tutti, perché di Stefania forse ce ne sono poche con questa mentalità. No, ci sono. Poche, però. Poche, però. Permettimi ci sono, di dire sì. Che noi, la massa, sì. Scegliamo un cane per la bellezza estetica, per la moda. A volte anche per la moda. Poi, però, ci rendiamo conto che caratterialmente non fanno al caso nostro. Noi non andiamo bene al cane, il cane non va bene a noi. Verissimo. Questo è un dato di fatto. Quindi è inutile che ci impuntiamo a dire una cosa del genere, perché lì è il segreto per la bella convivenza. Bisogna entrare in sintonia con un animale che per quanto si può amare non è mai come a noi e noi mai come a lui. Però in questo bisogna appunto provarci, cioè per far questo bisogna entrare in un canile e cercare di farsi... adottare da uno di loro. Tante persone dicono mandami delle foto, no, dovete venire. Sì, è vero. Dovete venire a conoscere ed entrate a conoscere anche la realtà dei canili. Senti, anche se non volete adottare anche volontari, vero? Sì. Si può interagire, magari uno dice io sono sola a casa, mi piacciono gli animali, vorrei fare del bene agli animali. Però magari non è so possibile neanche fare. Adottare, non possono portarlo a casa per ovvi motivi, ma si viene in canile e tranquillamente... Si trascorre un'ora, si può perché fare... è quello che hanno bisogno loro poi, no? Vero? Del contatto umano. Quindi anche quel tipo di adozione si può... Sì, come no? A tanta gente che e può possono, in modo... Questa è una cosa che può fare chiunque, possono fare tutti. Quindi anche chi dice, ma io non ho tempo. No, lo faccio io, quindi... Lo fanno tutti. Sì. Avere una predisposizione, questo sì, è chiaro, sì. Perché magari molte persone, dobbiamo dire la verità, hanno anche paura, no? Quindi amano gli animali ma hanno un po' di paura. Beh no, sì, ma devi avere paura proprio dell'animale, ma anche perché voglio dire, sono tutti i cani socializzati quelli nei canili, quindi non hanno problemi. Ovvio che se c'è un cane che ha problemi si evita di farlo conoscere, anche perché poi viene fatto un affiancamento, quando entra una persona che vuole fare la volontaria, noi non diamo i cani così, si fa un affiancamento e si insegnano anche quelle che sono le regole, che forse dovrebbero sapere un po' tutte le persone. Noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere degli educatori che insegnano dei piccoli gesti da fare o addirittura dei gesti da non fare, anche per una tua sicurezza, perché un adottante magari prende un cane e non è sicuro di saperlo gestire. Quindi noi comunque affianchiamo anche degli educatori per questo. Quindi possono dare consigli. C'è un gesto che non bisogna fare quando si incontra gesti un così cane. All'improvviso, quello no mai, perché comunque è sempre un animale, è sempre un cane. Ma neanche al tuo cane, cioè perché ci sono successi tanti episodi che quando dormono... Infatti dice sempre... non svegliare il cane che dorme. Esatto, quindi sempre con... Al mio gli faccio qualsiasi cosa, quindi... Davvero? Anche i gatti gli fanno qualsiasi cosa. Davvero? Sì. Lo picchiano, ma lui non fa niente. Quindi... Buono, sì, è buono dentro, Totò. Buono, sì. Adesso quanti anni ha? 17. 17 anni? 17, lui è stato 11 anni nel canile, è entrato all'età di 8 mesi, è uscito all'età di 11 anni, sono 6 anni che è con noi... La mia cozza, dico io, perché... Sì. E anche mio marito si è legato tantissimo, perché mio marito è uno di quelli che piacciono i cagnoloni grandi, ma si è legato in modo particolare a lui perché ha conosciuto la sua sofferenza, quindi poi io gli trasmetto, gli racconto quello che passo io, quello che succede, perché è un mondo un po' strano questo, quindi... Perché dici non così? È tutto rose e fiori, sì. No, ma ci sono degli episodi che ti lasciano particolarmente... Devo mettere a raccontare, sì.
Quello che io dico, bisogna lavorare molto sul territorio, le amministrazioni devono aiutare tantissimo, le amministrazioni, gli assessori devono entrare nei canili, devono conoscere la realtà, solo così puoi aiutare, al di fuori non si potrà mai capire. E quando sento dire ma in quel canile stanno bene, in nessun canile stanno bene, gli si offre la pappa, un tetto, ma gli manca la libertà, gli manca tutto, quindi non accetterò mai chi dice che in canile stanno bene. E molti, perché adesso esistono queste rinunce di proprietà che sono dei veri abbandoni legalizzati, ed è il gesto secondo me più brutto, cioè accompagnare il tuo cane, ovvio che è brutto ancora di più lasciarlo in mezzo alla strada, ma prendere quel tuo cane e accompagnarlo in una prigione, perché sono delle prigioni, e chiuderlo in una cella, cioè... È dura. Anche il solo pensiero, se è legalizzato magari... Succede tantissimo. Ci si approfitta però di questo vantaggio. Però ci si lava un po' la coscienza, dico io, non lo stai abbandonando, ma lo stai accompagnando. Non cambia niente. Allora, quello che ci eravamo detto al telefono si sta verificando. Sarebbe stato impossibile oggi, no? Riuscire ad adottare subito Paul. Beh, sì, magari. Sì, anche perché è un cane di grossa taglia, quindi chi ci fa un pensierino comunque deve sapere che è un cane. Ma vive tranquillamente a casa, perché abbiamo avuto la prova quella settimana che lui è stato a casa. Ok. Quindi anche se non ha una persona un giardino, molte persone dicono ma io non ho un giardino, non serve un giardino. Basta anche la passeggiata due volte al giorno, una volta al giorno, ma il cane si abitua a casa tranquillamente. Allora, noi auguriamo a tutti i nostri telespettatori di essere, come dire, baciati da questa sensibilità, e se non oggi, non domani, tra una settimana, un mese, un anno, dovessero decidere di fare entrare nella propria casa un amico a quattro zampe, noi li invitiamo a pensare a quanti cani sono. Posso dire una cosa che è molto importante, Manuela, che purtroppo non è così. È legge inserire il microchip ad un cane, ma purtroppo quasi tutti i cani che entrano nei canili sono tutti senza microchip, quindi c'è una mancanza sui controlli, dico io. Perché se è legge e tutti questi cani che entrano sono tutti cani senza microchip, qualcosa che non va c'è. Quindi controlli. Ci sono anche molte campagne di sensibilizzazione per parlare di questo, magari nel corso dei mesi lo faremo. Intanto grazie di essere stata grazie con noi, voi, buon rientro, sempre. Un saluto grazie. A tutte le volontarie, grazie, a tutte le persone che fanno tanto per i nostri amici a quattro zampe. Salutiamo Paul e in chiusura vi facciamo vedere qualche altra foto e qualche altra immagine. Ciao Stefania. Sì, lo prenderò. Per te. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Tu puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani.